Lo filmi, non lo farò mai filmi. Si rivolta contro di te, ma come fate a non capire? Io lo, a volte lo chiedo ai giovani che stanno per sposarsi. Perché fate il video del vostro matrimonio? Per avere un ricordo. Quello diventerà il tuo matrimonio. Un ricordo. Provate. Provate a guardare il filmino del vostro matrimonio. Dopo 20 anni di matrimonio. Stesso, vieni qua. Mo ci guardiamo il nostro filmino. E ti guardi in televisione. Avevi 20 anni, neanche la barba. Vicino a te c'è una fanciulla con le gote rosse. La facevi volteggiare, te la baciucchiavi. Quasi commosso con le lacrime agli occhi. Guardi tua moglie e dici, guarda, guarda, guarda che te hai combinato. Ma dove è uscito sto mostro? Si sono divisi i meglio matrimoni col pro filmino. Lo chiamano il filmino. Sapete perché lo chiamano il filmino? Per farlo sembrare piccolo. C'è un filmino piccolo. Ben un racconfronto e uno spot pubblicitario. Ci sono filmini di matrimoni di un 6 ore, 7 ore, una cosa allucinante. E poi li ha vedere. Tu portano fini a casa perché lo devi vedere. Una volta uno si poteva organizzare, perché gli sposi quando rientravano dal viaggio di nozze ti avvertivano, tu ti organizzavi, ciao zio, siamo gli sposi, siamo appena rientrati, e vi lo che scemo, siamo stati alle Canarie, a Tenerife, abbiamo fatto un sacco di fotografie, se ve guardate voi, zio, abbiamo fatto un sacco di DVD, senti, veniamo stasera, te lo portiamo a vedere, no, zio stasera c'ha da fare, zio allora veniamo domani sera, no, zio domani va al lavoro, c'è il turno di notte, ma tutta la settimana. Zio, ma tu non sei disoccupato? Stamattina ci veniamo dopo, sto zio. Ma a speranza, gli sposi non ci venivano più. Ma gli sposi ci sono. Dice, ma chi se canne capito? Noi abbiamo speso un capitale. Chi sto filmino l'hanno a vedere? E ormai si presentano fuori la porta di casa tua, quando meno te l'aspetti. Magari di domenica pomeriggio. Verso le 4 del pomeriggio. Sei rimasto solo tu vicino a Adamo. Stai variando che nocciolino su me. Tieni che l'abbracciolo un coppo insomma, che bella capra qua. T'accarezza, senti ancora su te in mano. Adena ancora con lo spago attaccato. Perché non ho manca la forza la sciogliere, l'ha ingoiato tutto lo spago. Abbracciolo sculetto, perché sì. Appoggio la testa sul fegato e si addorme, sono le 4 del pomeriggio. E lui si ritrova con questa bottiglia di vino in mano, non riesce a capacitarsi. Quasi pigli una questione con la moglie. E so se bottiglie fa chiave. Osservalo attentamente. Quella era nera è diventata bianca. Non si è accorto se l'hai scolata tutta qua. Non capisci niente, vede blu. Guarda la moglie che sta lavando i piatti, una cosa corta, scuffata, guacchiata e cellulite, questi pandacolla stretti, questi curi esagerati. Ma chi lo sa, sarà il vino? Sarà il vino e davanti ai suoi occhi diventa una silhouette. Oh! Tesoro! Azz! Ma hai capito che Lorelle Cuccarini a confronto a te una pagliassa, ma ci arriva un panne e cucina, vabbè questo non vuole fare niente, mo deve finire la cucina, poi deve lavare per terra, e poi viene quando mi sono addormentato, e che viene a fare? Si alza dal tavolo contrariato, non sa che cosa fa, si fa un giro per l'appartamento, vorrebbe fare tutto in quel momento, insomma fa una pittatella qua sotto, l'umidità ci sta divorando. Nel corridoio incontra il figlio, non lo riconosce. Prego, dite. Adesso devi chiudere la porta, i bambini è strani. La moglie chi te vive è tuo figlio. Ah, siete i figli, scusate, non sono di qua. Ritorna in cucina dopo una mezz'oretta, non si ricorda neanche lui dove è stato, cerca di assumere un aspetto intelligente, si rivolge alla moglie e dice, tesoro, non riflettuto. Ah sì? E che ha pensato di fare? Ma metti un uovo un po' puletto. Non la spenge la radio, perché ascoltando le partite mi addorme, non succede mai niente, eh?
va nell'armadietto, piglia un plaid, un cuscino, c'ha solo il letto davanti agli occhi. Nel corridoio sente russare. Cioè, mi sono addormentato e mi sono... E la bracciola che russa. Bella zia, vieni, vieni, vieni come, andiamo a dormire, vieni, non dispettere, non dispettere. Va in camera da letto, si chiude dentro, si toglie le scarpe e si spande per la stanza un profumo di cazzotta sarda. Ma forte, ma così forte che sente il dovere di fare un cazziatone alla moglie. Tesoro, metti il formaggio del frigorifero che si perde. Ma non lo senti l'odore, no? La moglie, lavati le piene, zuzzu. Così è doppietto, qual odore. Scusa, non mi ero accorto che puzzavano così tanto. Certo, prima o poi la giallavassi così. Si richiude in camera, si stende sul letto, si aggiusta il plaid, come appoggia la testa sul cuscino, un dringla! Dindo! Dingendong! Amore, hanno fatto una chiesa qua fuori, come si ecco? Qua la chiesa è la porta a quest'ora alle 4 del pomeriggio, fa venire gente a casa mia, devo dormire! La bracciola si sveglia, che è successo? Se non signora, avranno sbagliate, vado a vedere io, non dormi, tu non sazzi che dormi a quest'ora, come la moglie mette l'occhio nello spioncino, ma no! C'è lo sposo e la sposa fuori la porta con l'album delle fotografie, 1, 2, 3, 4, 10 DVD! Mamma mia, calmi, chiudete i bambini nello scabuzzino! Non fate rumore, parlate a bassa voce! Facciamo che in casa non c'è nessuno, loro che ne sanno! La sposa fuori, zio, apri! Ho visto la luce dalle tapparelle, lo devi vedere, filmi! E da quando dovevi stare sul letto col plaid del cuscino, ti ritrovi seduto nel soggiorno di casa tua, su una sedia scomoda. Come una mazza retaschi, grazie ai soggiorni che puzzano di muffa, perché il soggiorno puzza di muffa, chi l'è tutto quando, ma ci dici, perché il soggiorno non si apre mai, quando arriva una visita a casa, e questo è il soggiorno, e non si apre più, e se la prossima visita sta fra 2 anni, si aprirà fra 2 anni, nata vostro soggiorno. Lo sapete che le piante si dirigono verso il sole? Così fanno i mobili nel soggiorno, si piegano. Vanno verso la porta, verso la scimmia di dopo che la serratura. Ha visto mobile che sta posto diventerà appunto così. E tu ti ritrovi seduto su questa sedia, in questo soggiorno che fa un freddo esagerato. Col tuo pigiamino a tutina strappato sotto la guola legna. Chissà perché ho pigiamino a tutina si strappa sempre sotto la guola legna. E tu non ti puoi rilassare, perché con allarga coscia e sciavolone là fuori fa figura in mezzo a tutti voi. E si costretta a stare i piedi a così, non ti puoi muovere, si fanno viole, a star là, guardo filmino. 5 ore di filmino, ma 5 ore di scimità. O sposi, a sposo, mano e mano, corro come scemo, che fa spiaggia, come me ne fotta a me. Tutti e due in un cuore fatto di cozze, attaccati vicino pure che sorridono e poi se mangiano che le cose puzzolenti. Il tutto con un sottofondo musicale che è diventato una palla esagerata. And io a bracciolo non ce la fa, scioglio spago, botto coppa una costa testa in bicchi, meglio la morte, ma dai, andai a casa mia, ma che me ne fotte.